Buonasera e ben ritrovati, gentili telespettatori, per il notiziario del Veneto Orientale. Abbiamo questa sera la informazione andando ad Oderzo. Abbiamo intervistato Flavio Tosi a proposito del suo movimento, il quale dichiara nessun veto in politica. Il movimento Fare vedo che ha molti attivisti, non solo qui ad Oderzo, ma un po' in giro dappertutto. E qual è l'impressione sua che forza può avere con il tempo il suo movimento? Ma noi stiamo cercando di creare una prospettiva politica nuova. Adesso ci sono una serie di blocchi consolidati e ben definiti, che sono quello del PD di Renzi, la sinistra più a sinistra ancora, poi c'è una destra che non è neanche una destra, è una sorta di populismo in qualche modo messo insieme, che è quello guidato da Salvini, che è insieme alla Meloni e forse insieme a Berlusconi, e poi c'è tutta un'area politica e soprattutto di elettori, che una volta erano gli elettori del vecchio centrodestra del 94, diciamo, che cercano una classe politica nuova, credibile, seria, che sappia difendere le partite IVA, che sappia difendere le nostre famiglie, ed è quello lo spazio che si deve ricreare, perché altrimenti oggi hai una demagogia di Salvini da una parte, la demagogia di Grillo dall'altra parte ancora hai la sinistra e c'è una larghissima parte di elettorato di centrodestra non rappresentato. Qui nel Veneto lei pensa di recuperare il rapporto con la Lega o pensa che sia definitivamente rotto? Ma per dire, anche nei vari comuni, mentre noi non abbiamo nessuna difficoltà o a sostenere sindaci leghisti o a fare alleanze, perché lo facciamo in base alle persone. Non ci possono essere veti, i veti in politica non hanno senso, devi valutare le persone che vengono proposte. Invece in quasi tutto il Veneto, come in quasi tutta l'Italia, la Lega pone un veto preciso dicendo con Fare non ci si allea. E sbaglia perché poi a livello locale ci sono i rapporti personali che vanno al di là delle questioni politiche. La lista che tu costruisci per Oderzo è una lista fatta di persone che vanno d'accordo fra di loro e l'ideologia c'entra gran poco. E a Portogruaro abbiamo sentito Ciro Martin con la sua Confartigianato che prepara un convegno per risparmiare sull'energia. Ciro Martin, presidente dell'associazione Confartigianato del Portoguarese. Il 15 aprile un importante convegno che lo chiamerei sinergico tra voi, tra il CNA, tra la Confcommercio e il comune di Sestino. Ecco, questa sinergia, questo mettersi assieme in questo convegno, che significato ha? Allora, il convegno che noi teniamo a Sestino il 15 aprile, la sera, nella sala consiliare, che ha come titolo Interventi di ristrutturazione e risparmio energetico, incentivi 2016, è il quarto di un ciclo che abbiamo iniziato ancora, credo, nel 2014, facendo Portoguaro, San Michele, anzi Portoguaro, Concordia, San Michele, per finire poi a Sestino di Livenza. E ovviamente parliamo degli incentivi che ha dato il governo già, che sta dando il governo già da alcuni anni per gli interventi di ristrutturazione e per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. In questo caso aggiungiamo anche qualcosina, cerchiamo di fare anche una chiarezza per quanto riguarda le manutenzioni e le revisioni delle caldaie civili di riscaldamento, perché c'è un po' di confusione, molto spesso vengono confuse le due cose, invece sono due cose separate, un conto è la manutenzione, un conto sono le verifiche, e cercheremo di porre chiarezza con degli esperti del settore. Questo convegno, come è stato detto, è organizzato dalle tre associazioni, principali associazioni di categoria, in collaborazione col Comune di Sestino, c'è anche il patrocinio dei periti industriali della provincia di Venezia. Diciamo così, è sorto per cercare di informare fin dall'inizio la cittadinanza sulle opportunità che il governo ha messo a disposizione in caso il cittadino voglia sistemare la propria, diciamo così, riqualificare, ristrutturare e riqualificare la propria abitazione, con incentivi importanti che possono arrivare addirittura fino al 65% dell'intera somma, diciamo così, impegnata per questo tipo di intervento. Questi interventi in questi anni hanno sicuramente aiutato molto il mondo delle costruzioni, che è stato il mondo che ha sofferto di più della crisi e sicuramente avrebbe sofferto ancora di più se non ci fossero stati questi tipi di contributi, di defiscalizzazioni da parte dello Stato.
E il fatto che ci siano le tre associazioni di categoria che lo fanno assieme è un segnale importante, perché a parte CNA e Confartigianato, che ne hanno con le loro imprese un interesse immediato, in quanto sono il mondo delle costruzioni, per queste due tipi di associazioni comprende circa il 60% dei propri associati, quindi un numero rilevante. Abbiamo a fianco noi anche Confcommercio, perché Confcommercio stessa ritiene che, e come noi dall'altra parte anche riteniamo, che qualsiasi attività di promozione e di sviluppo di un settore economico comporti dei benefici a tutti i settori economici adesso collegati, o comunque in ogni modo a tutti i settori economici presenti sul territorio. Infatti, quando c'è uno sviluppo commerciale, le associazioni dell'artigianato sono vicine alle associazioni del commercio, perché se c'è un maggior sviluppo del commercio ci sarà anche una ricaduta poi su tutto il mondo dell'artigianato e così via, perché non possiamo mai lavorare a compartimenti stagni. Quando aumenta in qualche modo la capacità reddituale delle imprese, queste fanno investimenti sul territorio e quindi creano un volano virtuoso per tutte le attività imprenditoriali ed economiche, per tutta l'economia, non solo economica ma anche sociale, del territorio stesso. E adesso lo parliamo di lavoro, con 60 assunzioni in più in un ipermercato. Posti di lavoro salvi: i 57 dipendenti del supermercato Bennett saranno tutti assunti dalla Tosano Ipermercati. E l'accordo sottoscritto nella riunione tra le segreterie di CGIL, CISL, UIL e i rappresentanti del gruppo veronese, che prenderà in gestione il supermercato del parco commerciale I Giardini di Jesolo al posto del Bennett e che è pronto anche a fare nuove assunzioni. Un passaggio di consegne ormai praticamente concretizzato, mentre a livello ufficiale l'attuale personale entrerà in carico dal 1 maggio, mantenendo invariate le condizioni contrattuali e l'anzianità maturata fino ad oggi. Per i lavoratori si tratta di una buona notizia, gli stessi nei giorni scorsi non avevano nascosto una certa preoccupazione. Non è un caso se gli stessi sindacati hanno parlato di accordo positivo, tanto più che il gruppo Tosano si è impegnato anche ad assumere, a tempo indeterminato, altri 60 addetti legati a tutta la filiera commerciale del supermercato. Siamo di fronte ad un accordo che soddisfa tutte le parti, ha commentato Paola Prisco, segretaria Fiscata CISL, che ha seguito l'intera vicenda. Non solo i nuovi gestori hanno deciso di assorbire tutti i dipendenti attualmente in servizio, ma al tempo stesso si sono impegnati ad assumere 60 nuove figure a tempo indeterminato. In questo modo verranno date importanti risposte al territorio dal punto di vista sociale. L'obiettivo del gruppo veronese è quello di rilanciare fortemente il grande magazzino che si trova nel parco commerciale alle porte della città e che, tranne in alcuni momenti, non ha mai operato come gli iniziali investitori auspicavano. Anche per questo il personale, nelle prossime settimane, seguirà un corso di aggiornamento per conoscere la filosofia di nuovi gestori. Il supermercato a maggio resterà invece chiuso per circa un mese per essere sottoposto a restauri e modifiche. La riapertura al pubblico è prevista per giugno. A Portogruaro l'ASVO ritorna all'Adriatico per la campagna ecologica. Beh, abbiamo ripreso un sodalizio importante tra l'azienda pubblica e il centro commerciale, perché di fatto da anni noi facciamo questo tipo di iniziative al centro commerciale. Gli ultimi 2 anni avevamo abbandonato questa strada, qua siamo ritornati perché questo è un parterre importante, qua passano migliaia di persone e ASVO è una vetrina importante, ma una vetrina che non vuole essere solo far vedere cosa fa ASVO, ma confrontarsi con i nostri utenti. Dunque gli addetti fanno delle interviste al personale, agli utenti del centro commerciale e cercano di capire quali sono i disservizi o le cose, le peculiarità della nostra azienda nei servizi che effettua, dunque una specie di sondaggio. E poi l'iniziativa sempre di educazione mentale con le scuole, qui verranno delle scolaresche, ci sarà dell'attività di animazione ed educazione mentale con Augusto, il Drago Giusto e un Capitaneco, in modo tale da spiegare sempre ai bambini, alle nostre nuove generazioni, come fare la differenziata. Vedo ci sono qui dei sacchi di terriccio, delle bottiglie di vetro. Questa è merce, mi permetta il termine, sono oggetti che arrivano proprio dalle vostre raccolte dei rifiuti? Esatto, questo è far capire ai nostri utenti in maniera tangibile cosa il rifiuto è e cosa può diventare. Gli utenti che passeranno qui al nostro stand a trovarci qui al centro commerciale riceveranno, dopo una breve intervista, riceveranno gratuitamente un sacco di compost e una bottiglia di vetro riciclato. Il sacco di compost è l'umido che loro hanno portato a ASVO in questi anni, hanno lasciato a ASVO in questi anni, e il vetro riciclato, il vetro stradale di questi anni. Dunque far vedere in maniera tangibile cosa il rifiuto era e cosa il rifiuto è diventato, cioè una vera e propria risorsa.
Una collaborazione quindi, come dicevo appunto all'inizio, che va a consolidare il rapporto con la stessa, con lo stesso centro commerciale. Certo, ASVO è presente a Portogruaro in molte iniziative che fa l'amministrazione comunale, come a San Michele, come a Caorle. Non potevamo mancare questa vetrina importante, perché comunque qui passano migliaia di persone al giorno ed è importante che ASVO sia vicino agli utenti anche in questo momento. E andiamo a Motta di Livenza, la rotatoria della polemica. I bus non ci passano nemmeno, questa è l'accusa che arriva via web. Non c'è alcun problema alla nuova rotatoria di Via Bello, risponde invece Pietro Fighera, responsabile dell'ufficio Movimento Mobilità di Marca, riguardo alle ipotizzate difficoltà di transito delle corriere e dei bus. Nei giorni scorsi via web si era ironizzato sulla rotonda troppo stretta per consentire un passaggio agevole ai mezzi lunghi, in questo caso gli autobus snodati che solitamente vengono utilizzati per il trasporto degli studenti. Secondo alcuni infatti, pur non essendo ancora conclusi i lavori, gli autobus articolati non riescono a transitare ma rimangono incastrati nella rotonda. Immediata quindi è stata la replica di MOM, la prova di transitabilità è stata effettuata il 2 febbraio alle 15 in occasione di un sopralluogo congiunto tra i funzionari del comune di Motta di Livenza e di MOM. Confermiamo che sulla base delle prove effettuate in quell'occasione, con un bus ad alta capacità di carico, affrontando la rotatoria da tutte le direttrici previste, tutti i bus possono transitare attorno alla rotonda. E andiamo adesso a San Michele a Tagliamento, dove arrivano 27 super telecamere. Vediamo il servizio. Il territorio di San Michele al Tagliamento sarà controllato da 27 nuovi occhi elettronici, roba da fare invidia al Grande Fratello. In nome della sicurezza arrivano apparecchi di ultima generazione con obiettivi in alta definizione, collegamenti in fibra e lettori di targhe. In vista dell'estate e per rendere sicura una delle prime spiagge italiane, l'amministrazione comunale con il comando di polizia locale mette sul tavolo 200.000 euro. Il sistema di videosorveglianza riguarda l'area di Bibione, Lido del Sole e Bibione Pineda, nelle arterie principali, Via delle Costellazioni, Corso del Sole, Via Maia, Corso Europa e Viale dei Ginepri, e in alcune aree particolarmente estese e frequentate, come Piazzale Zenit, Parcheggio Bus, Area Luna Park e Piazzale Adriatico. Il secondo lotto invece interesserà tutto il comune, da Bevazzana a Villanova della Cartera. In totale verranno installate 27 telecamere che presidieranno l'intero territorio sanmichelino. Il sistema è costituito da componenti che, uniti tra loro, contribuiranno a raggiungere la maggiore efficienza possibile. In particolare agirà un sofisticato computer completo di software di supervisione, raccolta, gestione e videocontrollo in una sala operativa realizzata appositamente nel comando della Polizia Locale di Via Maia. Gli apparecchi lavoreranno in HD con un software dedicato alla lettura delle targhe interconnesse fra loro con fibra, cavi e ponti wireless, il tutto visibile anche dalle postazioni dei carabinieri. Il personale della polizia locale e tutte le forze dell'ordine che operano sul nostro territorio, commenta il sindaco Pasqualino Codognotto, avranno uno strumento in più per garantire maggiore sicurezza a cittadini e turisti. E a San Donà di Piave è stato ritrovato un panetto di hashish nel parco. Hashish nel giardino frequentato dai giovani in pieno centro cittadino. Sono 21 grammi, in pratica un panetto, rinvenuti dalla pattuglia della polizia locale in uno dei controlli programmati ai giardini Agorà. Non erano nascosti, quindi è probabile che chi li teneva facilmente con l'intento di spacciarli se ne sia liberato dopo essersi accorto dell'arrivo degli agenti. L'intervento è accaduto l'altro pomeriggio. L'area all'interno del centro culturale Da Vinci in Piazza Dipendenza è frequentata dai giovani tra i 16 e i 20 anni. Quando gli agenti sono intervenuti, nella zona in cui è poi stata trovata la droga si trovavano una decina di ragazzi, la maggior parte minorenni. Tutti gli adolescenti hanno negato di sapere qualcosa e non c'erano prove che dimostrassero il contrario, ha riferito il comandante Daniele Seglan. Pur non essendo stata formulata alcuna ipotesi di reato, c'è l'intenzione di convocare in comando i loro genitori per riferire loro della presenza dei figli in quel frangente e soprattutto per stabilire una collaborazione con le famiglie nell'interesse dei ragazzi. I controlli saranno ripetuti ancora. E andiamo adesso a Caorle, dove sono rimaste immutate le tariffe per quanto riguarda i parcheggi blu. È cominciata la campagna abbonamenti per i parcheggi a striscia blu comunali per il 2016-2017. Il prossimo 30 aprile scadranno gli abbonamenti dello scorso anno e quindi, per evitare code agli sportelli, Caorle Patrimonio ha già avviato la vendita dei tagliandi. Le tariffe, rispetto allo scorso anno, restano invariate. 100 euro per i residenti, con validità annuale,
150 per i non residenti che lavorano a Carle, 220 per le strutture ricettive con validità stagionale, 250 per i proprietari di seconde case non residenti con validità stagionale, 350 per i proprietari di seconde case non residenti con validità annuale. Per i residenti e i lavoratori in possesso di contratto presso un'azienda di Carle sarà possibile in questi giorni anche rinnovare o chiedere il rilascio dei tagliandi per parcheggiare gratuitamente nell'area di sosta posta alle spalle dell'autostazione Atvo nella sede del mercato settimanale. Gli uffici di Carle Patrimonio in municipio sono aperti mercoledì e venerdì dalle 9.30 a mezzogiorno e mezzo, il martedì e giovedì dalle 16 alle 17. E adesso la rivista Scatti dal territorio con il fotoreporter Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, era questa l'ultima informazione per quanto riguarda il telegiornale del Veneto orientale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata e un buon fine settimana.